Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca. La squadra mobile di Pescara ha posto sotto sequestro preventivo 5 centri massaggi fra il capoluogo adriatico, Montesilvano e Città Sant'Angelo, dove, secondo le risultanze investigative, si esercitava prostituzione. Tre donne cinesi sono indagate. Il servizio di Paolo Renzetti. L'indagine che avete portato a termine nelle ultime ore conferma che la prostituzione low cost è gestita da cinesi soprattutto a Pescara. Sì, parliamo di prestazioni che si attestavano nell'ordine di 40-50 euro, con dei centri che erano aperti H24. Molti clienti chiamavano anche in tarda serata o addirittura nella notte. C'era sempre qualcuno pronto a rispondere al telefono e qualcuna pronta a ricevere i clienti. Diciamo che è un format consolidato, questo messo in piedi dai cinesi, appunto, che prevede uno sfruttamento intensivo con un abbattimento della tariffa per attirare il maggior numero di clienti possibile. Come è nata questa indagine? L'indagine è la prosecuzione di un'altra attività investigativa che abbiamo portato a termine qualche mese fa e che aveva già portato al sequestro di un altro centro. È uno step intermedio perché oggi abbiamo deciso di chiudere 5 centri per interrompere l'attività criminosa e per poterci dedicare ad un secondo filone di indagine che adesso consisterà nello scoprire innanzitutto se, come riteniamo, ci sia una regia unitaria dietro la gestione di queste attività e soprattutto per risalire al flusso economico, cioè capire dove queste ingenti somme di denaro incamerate andavano a finire. Quante erano le ragazze che lavoravano in questi centri? Ma nel periodo dell'indagine noi abbiamo identificato con certezza 6 ragazze che si prostituivano, a cui si aggiungono 2 delle titolari dei centri che, oltre che essere formali intestatari delle licenze, praticavano anche la prostituzione. Però riteniamo che il numero sia molto più elevato, infatti il ricambio era continuo e frequente, tant'è che anche quando si è interrotta la nostra attività investigativa, con le perquisizioni di oggi abbiamo avuto la certezza che si sono alternate altre ragazze nuove. Incidente mortale prima dell'alba questa mattina lungo la statale 150 in contrada Santa Lucia a Roseto degli Abruzzi, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A14. Una donna di 38 anni di Castellalto, Cinzia De Sanctis, è deceduta in seguito ad un gravissimo impatto tra la sua auto, una Fiat Punto, e quella guidata da un 53enne, una Hyundai, trasferito in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Un arresto e 24 denunce, il bilancio di un controllo specifico del territorio disposto dal capitano dei carabinieri della compagnia dell'Aquila, Francesco Nacca. Uomini e mezzi sul territorio, soprattutto di notte. Furti negli ultimi tempi azzerati in città. Daniela Rosone. Un arresto e 24 denunce. Questo è il bilancio dei controlli a largo raggio effettuati dai carabinieri della Compagnia dell'Aquila, coordinati dal capitano Francesco Nacca. Servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e anche all'abuso di alcol e stupefacenti durante la guida. Nel corso di tale servizio, infatti, una persona è stata arrestata per tentato furto aggravato in abitazione e 24 persone in totale deferite in stato di libertà. Alle persone denunciate sono contestati diversi reati, dalla minaccia e violenza privata alla truffa, dalla guida in stato di ebbrezza al porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere. Nel corso degli stessi controlli, una persona è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di rifiuti speciali, un'altra per maltrattamenti in famiglia e un'altra ancora per ricerche archeologiche non autorizzate. Non è la prima volta che il capitano dei carabinieri dispone questi controlli mirati ed in effetti, grazie a quest'arma preventiva, i furti in città non sono considerati più un'odiosa piaga come l'erano stati in passato in un periodo specifico. Uomini e mezzi impiegati in modo massiccio, soprattutto di notte, per controllare il territorio ed è questo un ottimo deterrente. Da segnalare anche la denuncia ai danni di un aquilano da parte dei carabinieri di San Demetrio Nevestini, diretti dal maresciallo Alessandro Mastropietro per ricerche archeologiche non autorizzate. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri a cercare materiali di interesse archeologico nel sottosuolo con un metal detector. Il fermo del giovane aquilano ha ricevuto anche il plauso delle autorità locali e testimonia la proficua collaborazione tra i militari dell'Arma e il Ministero dei Beni Culturali.
Ed ora ci spostiamo nel Teramano. Il CIRSU, impianto tecnologico per rifiuti di Notaresco, è ormai in totale abbandono dopo il fallimento del 2015. Gli ultimi 29 lavoratori saranno a breve licenziati e non c'è alcuna certezza sulla futura gestione del polo e della discarica di Grasciano. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Il CIRSU, il Consorzio per i Rifiuti Solidi Urbani di Notaresco di Teramo, è stato dichiarato fallito nel settembre 2015 e a breve gli ultimi 29 lavoratori dovranno tornare a casa. Un polo tecnologico lasciato ormai all'abbandono, con seri rischi ambientali e di salute per la popolazione. Ci sarebbero delle proposte avanzate da alcune ditte a gestire l'impianto e la discarica, ma la situazione è ancora parecchio ingarbugliata. A che punto è la vicenda del CIRSU, dei lavoratori del CIRSU, ma soprattutto chi gestirà la discarica di Grasciano? La situazione è complicata, io posso dire quello che so. So che c'è stata una gara tra varie proposte di concordato fallimentare, che gli organi della procedura, il Tribunale, hanno ritenuto la proposta, se non vado errato, di Deco, migliore. C'è un provvedimento con cui, sempre del Tribunale, con cui diciamo, si dice agli attuali gestori di liberare l'impianto. So che ci sono dei ricorsi in sede giudiziaria sia sull'assegnazione del concordato e sia sul provvedimento, diciamo, di rilascio degli immobili, che dovrebbero, uno di questi dovrebbe essere deciso a giorni. Io posso dire questo, e l'ho detto anche alla Regione Abruzzo, quello è un impianto che è utile a non solo alla provincia di Teramo ma a quasi metà della Regione Abruzzo. È un impianto che deve tornare in funzione. Queste diatribe tra privati non sono più giustificabili, non sono più giustificabili. Se qualcuno deve rivendicare dei diritti, vada in tribunale, ma nel frattempo si permetta che quell'impianto riparta. In questo senso, diciamo, io mi attiverò. Far ripartire quell'impianto significa utilizzare appunto delle strutture che in prospettiva possano non solo salvaguardare un servizio pubblico, far abbassare le tariffe ai cittadini e far tornare a lavorare tutti quei dipendenti recenti e passati che sono usciti fuori dal ciclo produttivo. L'assessore regionale Donato Di Matteo ha consegnato un riconoscimento al presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, e ai sindaci dei comuni ricadenti nelle aree del parco, individuate come Patrimonio Mondiale dell'Umanità, primo sito UNESCO in Abruzzo. Assessore Di Matteo, oggi c'è stato questo riconoscimento che lei ha consegnato al presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma ha parlato anche di altro, di quello che c'è ancora da fare per valorizzare ulteriormente le zone del parco, le zone interne della nostra regione. Abbiamo dato un premio ai comuni e al Parco Nazionale per il riconoscimento del sito UNESCO delle Faggete, che sono dislocati in questi comuni. È quindi un evento straordinario che va a valorare sempre di più la qualità delle bellezze delle nostre aree montane e delle nostre aree protette. Su questo settore va fatto molto, perché rappresenta l'identità vera della nostra regione e una grande potenzialità di crescita dell'economia della nostra regione. Diceva prima, durante la conferenza stampa, che avete portato una politica nuova per quanto riguarda la governance di queste aree, mettendo a lavorare in queste zone persone del posto, persone che conoscono questi territori. Con il nostro insediamento abbiamo voluto indicare e poi concretamente nominare, far nominare a livello nazionale uomini del nostro Abruzzo a dirigere i nostri parchi, cambiando un percorso di nomine che era invece nel passato era stato solo appannaggio di indicazioni di persone esterne alla vita della nostra regione. Questo è un fatto importante perché, per due motivi. Prima,
perché quelle persone conoscono bene il territorio abruzzese e lo sapranno meglio amministrare, così come si è dimostrato in questi anni. Il secondo aspetto è perché noi abbiamo l'orgoglio di dire che il nostro Abruzzo ha uomini di grande competenza e di grande professionalità e non abbiamo bisogno di andarli a prendere fuori regione. Gli inquilini ATER di Teramo, in migliaia sfollati da un anno per il terremoto, denunciano gli insopportabili ritardi nell'avvio dei lavori di ristrutturazione delle loro abitazioni da parte dell'ente. C'è anche chi vive in roulotte senza acqua e senza servizi igienici. Sono 1200 gli inquilini delle palazzine ATER di Collatterrato di Teramo, fuori casa da ormai un anno, dopo le scosse sismiche del 2016. Case popolari realizzate piuttosto recentemente, alcune di appena 2 anni e antisismiche, ma che hanno riportato danni per oltre 10 milioni di euro. Ora l'ATER sostiene che pur volendo non può procedere ai lavori perché non vengono erogati fondi. Sgomberati dal 4 novembre scorso con 5 figli. Con quali prospettive di rientrare? Io non lo so, sinceramente non lo so. La mia casa, il mio palazzo è categoria E, se non partono ancora con le categorie B, la E, succederà sicuramente come l'Aquila, che adesso stanno forse facendo la progettazione. Lei adesso dove vive? Io vivo a Collatterrato perché ho avuto la fortuna subito di trovare un appartamento da un amico. Pago 450 euro al mese, sì, vivo qua perché io lavoro anche qua, perché non mi potevo spostare in altri punti, però ci sono ancora tante altre persone che non riescono a trovare degli appartamenti. Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto recentemente è emerso che da parte sua l'ente ha fatto tutti gli adempimenti previsti di loro competenza. E quindi i lavori non partirebbero, noi siamo il condizionale perché ovviamente riferiamo, non partirebbero perché praticamente dovrebbero cominciare le progettazioni e quindi gli appalti perché i soldini ancora mancano. Insomma, uno scaricabarile. Beh sì, perché infatti ci è voluto molto tempo e la cosa difficoltosa è trovare veramente le responsabilità di questi ritardi. Ma l'ATER avrebbe potuto costruirle meglio queste case? Ma questo indubbiamente perché non è possibile che circa la metà delle case, le case sgomberate siano di edilizia pubblica residenziale. Poi di per ultima costruzione. Addirittura, che addirittura un palazzo costruito e finito 2 anni prima, antisismico, e sia stato tra i primi sgomberati. Ma questo è più un lavoro che riguarda la procura e la magistratura piuttosto che il comitato. C'è poi da registrare le condizioni disumane in cui vivono alcune famiglie rom sfollate dalle palazzine ATER e alle quali nessuno vuole affittare una casa. Alcuni nuclei familiari con minori sono così costretti a vivere dentro roulotte parcheggiate dietro il cantiere dove si sta costruendo la grande chiesa di Collatterrato, senza acqua e senza servizi igienici. No alla riaccensione del cementificio di Via Raiale, sia una demolicostruzione a favore dei bambini della Nuova Pescara. Questo è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina all'Aurum di Pescara, alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso, del presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e del sindaco e vice sindaco di Pescara Marco Alessandrini e Antonio Blasioli. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso dice no alla riaccensione del cementificio di Via Raiale e sì ad una demolicostruzione a favore dei giovani della Nuova Pescara. Se ne è parlato questa mattina in un dibattito pubblico all'Aurum, alla presenza oltre che del governatore anche del presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e del sindaco e vice sindaco di Pescara Marco Alessandrini e Antonio Blasioli. Prevista anche la costituzione di una conferenza di servizi per discutere con i vari soggetti interessati il futuro del sito. Vogliamo che il cementificio di Pescara, dopo una lunghissima attività, venga considerato un cementificio esausto circa l'attività industriale e venga riconsegnato alla città per un uso riferito alla valorizzazione ambientale, urbana e civile di questa grande Pescara che sta sorgendo. Non saremo neutri rispetto alla futura attività amministrativa, nel senso che anticipiamo che noi siamo contro un ripristino di attività industriale. Detto questo, aggiungo
aggiungo anche che adotteremo anche una specie di conferenza dei servizi che precisi tutte le impossibili questioni che ci sono da risolvere. Io vorrei che questa struttura si chiamasse nella memoria degli abruzzesi Decementa. Il nome è Decementa, la funzione è il primo grande investimento per la qualità della vita della Nuova Pescara, al servizio dei bambini, del tempo libero e della cultura. La vicinanza al fiume l'ho richiamata, la grandezza degli spazi, conservando anche qualche manufatto che ne racconti la storia. Sul modello delle grandi tradizioni delle città del nord, per esempio a Rotterdam, le strutture dell'archeologia industriale nella parte recuperabile vengono recuperate per ospitare attività culturali. Lì ci sarebbe un manufatto che avrebbe da raccontare, ma di questo si tratta e non di altro, per il quale la conferenza stampa di oggi era assolutamente necessaria. Il tema della mobilità all'Aquila presenta ancora molte spine, il dibattito langue secondo la Filt CGL, che ricorda anche il danno ai lavoratori della MP Parcheggi a causa dei parcheggi gratuiti in città. Questioni, denunciano i sindacati, che vanno affrontate subito. Un dibattito che langue, così il segretario provinciale Filt CGL definisce la questione mobilità in seno al comune dell'Aquila. Per Domenico Fontana non si sta affrontando la questione in tutti i suoi aspetti, e ne sono tanti, dalla fusione a Matua al bacino del Gran Sasso. Beh, in alcuni casi pensiamo che si stiano rimandando scelte, pensiamo alla gestione del terminal bus, a quella concessione che per ora rimane sospesa. In altri casi pensiamo che langua il dibattito, è un dibattito che dovrebbe essere pubblico sul destino della fusione Amatua e soprattutto sul destino del bacino di traffico gestito oggi dalla funivia del Gran Sasso, che mancanza di scelte è avviato a gara e quindi affidamento a privati. Noi chiediamo che si dibatta del tema, le scelte vanno prese in questi giorni perché le novità normative impongono tempi stretti e soprattutto misure correttive certe da mettere in campo. Per quanto riguarda Ama è incardinato il percorso di fusione in Tua, ma entro fine anno bisognerà che la Regione Abruzzo produca una norma che preveda tale fattispecie. Noi pensiamo che lì bisogna che il Comune dell'Aquila si faccia sentire, perché noi pensiamo che l'unica soluzione sia una fusione e non l'acquisizione dell'azienda. Per quanto riguarda centro turistico, siamo in regime di proroga della concessione con il rischio di dover bandire una gara di affidamento di quel servizio. Sul piatto anche la delicata questione dei lavoratori dell'MP, da mesi senza stipendio, un destino legato alla gestione del terminal di Collemaggio e anche ai parcheggi gratuiti, sui quali il sindacato esprime contrarietà, anche perché potrebbe per loro configurarsi un danno erariale. Noi crediamo che una scelta si imponga, è da troppo tempo che viene rimandata, la concessione è sospesa, questo produce A, una difficoltà nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati in quell'azienda, B, se soprattutto, una deregolamentazione della sosta in città, una viabilità che ne risente e soprattutto una gestione del terminal bus, che è l'infrastruttura pubblica, che è anche biglietto da visita di questa città, in condizioni non degne. Si chiama APA Consum, Associazione Provinciale Artigiani e Consumatori, la nuova associazione creata da Casa Artigiani, provincia di Chieti, con l'intento di fornire nuovi servizi sul territorio. L'associazione fornisce, grazie alla stipula di convenzioni con professionisti del settore, la prima consulenza legale gratuita ai propri iscritti e quelle successive a costi contenuti. Lo sportello al quale i consumatori potranno rivolgersi sarà aperto tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 19 nella sede di Casa Artigiani in via Battisti numero 8 a Lanciano. Anatocismi e usura bancaria, ma anche soluzioni e disguidi per le bollette domestiche. Di questo si occuperà lo sportello APA Consumatori di Casa Artigiani Chieti, che ha sede a Lanciano. È un nuovo servizio che nasce per rispondere alle esigenze delle piccole imprese artigiane associate, spiega in conferenza stampa il presidente Fabrizio Bomba. Imprese che non hanno al proprio interno personale oppure consulenti preparati a gestire il credito. Lo sportello è rivolto anche ai semplici cittadini, alle prese con i vari cambi di gestori per le utenze domestiche, che spesso creano più disservizi che vantaggi. Allora, lo sportello APA Consum, perché così si chiama, nasce appunto dall'esigenza di rafforzare quelli che sono i servizi dell'associazione in provincia di Chieti.
L'associazione APA Consum è aperta non solo agli associati, quindi ai nostri artigiani e piccola industria, ma è aperta anche ai cittadini che comunque in formula privata, da cittadini comuni, così hanno bisogno di un qualsiasi servizio legato a un'eventuale contestazione, a un'opposizione a un decreto ingiuntivo, a una contestazione di una bolletta del gas, quindi ha la possibilità, ecco, di usufruire di questo sportello. Credo che sia molto utile, anche perché non nasce così dall'oggi al domani, nasce per volontà di questo consiglio di amministrazione, perché sollecitato anche dai molti utenti che vengono oggi e quindi cercano risposte, sempre maggiori risposte. Il supporto legale allo sportello APA Consumatori è affidato all'avvocato Mario Lamorgia di Lanciano. I problemi maggiormente segnalati che noi attualmente rileviamo sono soprattutto quelli che riguardano l'anatocismo e l'usura bancaria, oltre a naturalmente i problemi che riguardano i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali con le grandi aziende che attuano pratiche commerciali scorrette. Visite senologiche gratuite per donne in difficoltà. Quest'anno l'AIED, grazie alle associazioni cittadine e al supporto sempre sostanzioso della Fondazione Carispac, si rivolge a quelle donne che, vuoi per un fatto culturale, vuoi per problemi economici, non fanno prevenzione. Vediamo. La Fondazione Carispac sostiene il sesto AIED Free Weekend, l'appuntamento con la prevenzione del tumore al seno che quest'anno raddoppia. Dopo l'edizione dello scorso marzo prendono il via dal 13 ottobre 8 giornate con visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite, dedicate alle donne che sono in maggiori difficoltà economiche e sociali. Quest'anno infatti si è deciso di rivolgersi proprio a loro. Le iscrizioni delle partecipanti sono avvenute richiedendo la collaborazione di associazioni cittadine che si occupano di donne e famiglie in difficoltà, come la Mensa di Celestino, la Caritas, i servizi sociali dei comuni dell'Aquila, Bezzane e Sulmona, altri consultori pubblici e privati. E queste donne già si sono iscritte, le abbiamo già contattate, già si sono iscritte e ci siamo rese conto che la maggior parte sono prime visite e quindi significa che queste donne non hanno mai fatto uno screening mammografico. Questa è una forma sussidiaria, diciamo così, di intervento da parte nostra rispetto a quello che è il compito naturalmente della struttura pubblica, che mettendo tutto l'impegno che può, però non riesce a dare le risposte che invece in questo specifico settore andrebbero date. Dalle 16.30 alle 19 sono aperte le prenotazioni anche a quelle che telefoneranno al numero dedicato 348 6693 806. Requisiti fondamentali per prenotarsi sono l'impossibilità di sostenere i costi della prevenzione e non avere visite prenotate a breve termine. Rientrano nello screening anche le donne in lista d'attesa dalla scorsa edizione. Le visite senologiche e le ecografie mammarie gratuite verranno eseguite negli ambulatori del consultorio AIED nei giorni 13, 15, 20, 27 ottobre, 3, 4 e 24 novembre. 15 dicembre dallo staff dell'AIAD in collaborazione con i dottori Alberto Bafile e Walter Resta. Per le donne che non hanno questo tipo di esenzioni, l'impegnativa purtroppo ha un costo che può essere rilevante per molte donne o rilevantissimo per altre persone. 30 euro non per tutti sono una cifra irrisoria, per cui molte donne ci dicono: dottore, io non sono più venuta perché in questo periodo mio marito è stato licenziato, avevo problemi, eccetera. Sport, doppia seduta oggi per il Pescara, due giorni dal match interno con il Cittadella. Per il lunch match dell'Adriatico Cornacchia è stato designato Gersini di Genova. La partita potrebbe segnare il rilancio di Benarì dal primo minuto al posto di Capone. I precedenti con la squadra veneta sono peraltro incoraggianti. Vediamo. Trovare i tre punti per dare continuità alla vittoria di Carpi e restare con forza nel treno delle migliori. Il Pescara cerca la seconda vittoria in campionato tra le mura amiche contro il Cittadella. I precedenti in cadetteria sono incoraggianti per il Delfino. Nei 10 episodi già andati agli archivi, i biancazzurri hanno centrato 5 vittorie a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte. In particolare all'Adriatico Cornacchia il Pescara ha imbattuto contro la compagine veneta. Nel febbraio del 2001 fu vittoria per 2-0 con le reti di Caracciolo ed Esposito. Nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 stesso risultato di 1-0 e stesso marcatore Marco Sansovini. Nel secondo caso era il Pescara targato Zeman e il Cittadella di Foscarini fu penalizzato dagli errori sotto porta del centravanti Maha.
Nelle ultime due gare casalinghe due pareggi per 1-1, nel 2014 Rigoni acciuffò Caprari, nel 2015 Bjarnason in pieno recupero salvò Baroni dopo la marcatura di stanco. Per il match di dopodomani Zeman qualcosa cambierà, Ben Ali è il principale indiziato a prendere il posto di Capone, impegnato con l'Under 19. Per il giocatore anglo-libico sarebbe l'opportunità di tornare titolare dopo 4 partite, Lattelat in gruppo da questa settimana potrebbe essere utilizzato a gare in corso, difficile gli venga preferito Baez. Da oggi sono a disposizione Del Sole e Carraro, tornati dallo stage dell'Under 20. L'attaccante farà parte del tridente titolare, il centrocampista in prestito dall'Inter partirà dalla panchina, poiché Zeman, sempre privo di Proietti e Palazzi, dovrebbe confermare il trio di Carpi, con Koulibaly e Brugman ai fianchi di Canutè. In difesa sempre out per rotta, sicuri Bovo, Coda e Mazzotta, mentre i rientranti Zampano e Crescenzi contendono una maglia a Balzano, autore di una buona prova al debutto sabato scorso. Ben Ali potrebbe non essere l'unica novità in attacco, perché le 3 partite di astinenza dal gol di Pettinari potrebbero indurre Zeman a mettere dentro Ganz dal primo minuto, anche se l'attaccante romano è tuttora il capocannoniere della cadetteria. Sul fronte Cittadella il tecnico Venturato farà a meno di Varnier, che è in Under 21, e di Maniero. Sulla via del recupero Lora, Salvi e Scaglia, in mediana ballottaggio Settembrini-Siega, mentre in attacco si va verso la conferma di Litteri e dell'ivoriano Quamè, alle loro spalle il trequartista Schenetti, in panchina l'ex Chiaretti. E ora alla Serie C, accertamenti medici oggi per l'attaccante del Teramo Tulli, le cui condizioni non sono gravi, e domenica a Bassano potrebbe andare in panchina. Intanto ieri contro la quotata Feralpi Sarò il Teramo ha collezionato il secondo pareggio interno consecutivo per 0-0. Ascoltiamo le impressioni del patron Luciano Campitelli e dei giocatori Ilari e Ventola. Presidente, 0-0, secondo 0-0 consecutivo in casa, intanto è soddisfatto della prova del Teramo? Molto soddisfatto, perché il primo tempo con un nuovo modulo, avendo rispetto dell'avversario, e questo ci sta, il secondo tempo siamo usciti, abbiamo avuto 3 nette occasioni da gol, loro una palla data per fuori, quella piccola occasione, penso che ai punti. Se questi sono avversari per vincere il campionato e noi per salvarci, sono molto soddisfatto e devo dire bravi ai nostri tecnici che l'hanno preparata bene, perché contro questa squadra oggi non abbiamo rischiato veramente niente. E il primo tempo, anche se non abbiamo creato molto, ho visto una squadra, non una squadretta, e questa è la cosa che a me ha reso più fiducioso di questo gruppo e anche dei miei tecnici, perché sono stati veramente bravi. Il bilancio di questi 2 punti casalinghi, qual è un bilancio soddisfacente? La politica dei piccoli passi, secondo te, è buona? Ma è un bilancio soddisfacente dal punto di vista delle prestazioni. Noi dobbiamo continuare su quest'ottica, insomma, cercando di giocare bene, di fare bene. Poi sono sicuro che i risultati arriveranno. È chiaro che vincere, avanti con i pareggi non possiamo andare. Adesso abbiamo 2 partite molto molto difficili, però dobbiamo guardare gara per gara e non farci condizionare. Noi sappiamo la nostra forza e dobbiamo dare il massimo. Come è stato giocare così largo, fare il quinto? Non so se è la prima volta per te, ma come ti sei trovato? No, io molto bene. L'anno scorso a Macerata ho fatto un sacco di volte il quinto di centrocampo. Mi piace molto di più fare il quinto che il terzino basso. Niente, io comunque dove mi chiede di giocare il mister io gioco. Senti, un punto guadagnato o 2 persi secondo te? Ma io penso che oggi, se portiamo 3 punti a casa, non ho rubato niente. Però comunque, come ho detto, abbiamo preso un buon punto contro una grande squadra come la Feralpi e ce lo teniamo stretto. Chiudiamo con il ciclismo, reduce dalla vittoria al Gran Premio Beghelli femminile, la ciclista laziale ma abruzzese d'adozione Marta Bastianelli racconta la sua positiva stagione. Un solo rammarico per lei, la mancata convocazione del CT Salvoldi per il Mondiale di Bergen. Jacopo Forcella. Marta, si chiude un 2017 con la vittoria al Beghelli, innanzitutto complimenti, e poi però
possiamo dire che anche la vittoria al Giro d'Italia chiudono una stagione col segno più davanti, sei d'accordo? Sì, sicuramente è una stagione molto importante per me, che nonostante 4 vittorie, quindi una in meno dello scorso anno, mi hanno portato comunque ad ottenere una posizione molto importante nella classifica UCI, perché ho molti più punteggi rispetto allo scorso anno, quindi sono molto fiera insieme alla mia squadra e non posso che lamentarmi, ecco. Se vogliamo trovare forse un piccolo neo a questa stagione, ti aspettavi di andare a Bergen? Questa sì, purtroppo è un punto molto dolente. Mi sarebbe piaciuto indossare la maglia azzurra anche quest'anno, ma soprattutto per un po' coronare quella che è stata la mia stagione, anche se dovessi essere andata per aiutare la squadra, perché magari il percorso non era adatto a me, l'avrei fatto veramente con tutto il cuore, ecco. Sono state scelte tecniche che non sono state del tutto accettate, però purtroppo è andata e non ci possiamo lamentare. Se vogliamo, questo è stato un anno per il ciclismo femminile che ha riguardato molto l'Abruzzo, perché facendo un po' un passo indietro, insomma, c'è stata anche la tappa del Giro d'Italia Rosa in Abruzzo. Tu poi hai vinto a Pollo, non hai vinto a Roseto, ma di fatto è stata una giornata bella per la nostra regione. Sì, abbiamo voluto riportare un po' il ciclismo rosa in Abruzzo, sapevamo che era un pochino difficile, perché comunque già è un po' difficile con il maschile, figuriamoci con il femminile. Ce l'abbiamo fatta grazie a mio suocero Adriano De Patre, che lui comunque è molto più appassionato quasi di noi, quindi ci siamo riusciti, è stata una bellissima giornata, mi auguro che si possano essere innamorati per un futuro. A proposito di futuro, 2018? 2018 ho riconfermato con la mia squadra e sono molto felice e molto contenta. Per loro sono una pedina molto importante, soprattutto perché la squadra è italiana, quindi ho avuto molte proposte anche dall'estero, sono stata veramente felice, perché magari a volte a 30 anni neanche ci se lo aspetta, però sono molto più tranquilla in questa famiglia. Chiudiamo qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.